Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come rimuovere un oggetto all'interno di un video tramite Adobe Premiere. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho importato questo video e quello che voglio andare a fare è togliere appunto questo bicchiere di caffè. Per farlo avremo bisogno anche dell'utilizzo di Photoshop. Quindi aprite anche il vostro Photoshop sul vostro Mac ed ora vi farò vedere il passaggio da fare appunto per andare a togliere questo bicchiere. Innanzitutto verifichiamo che comunque l'oggetto in questione da togliere non venga mai utilizzato, altrimenti diventerebbe un problema. Nel mio caso rimane fermo lì, quindi posso benissimo andarlo a togliere. Mi porto all'inizio della clip e tramite questa icona esporta fotogramma, se non ce l'avete andate qui sul più, vi usciranno tutte le opzioni che potete andare ad aggiungere, se non l'avete lì l'andate a cercare qui, la prendete e la spostate qua, io ce l'ho già quindi faccio annulla. Quindi l'unica cosa che ci basta da fare è schiacciare, lui ci creerà appunto una foto del fotogramma in questione, ci si aprirà questa finestrella. Gli andate a dare il nome che volete, io lascio questo. Il formato io lo lascio in JPEG. Scegliete il percorso dove salvare appunto la vostra foto in modo da riuscire a trovare facilmente. E mettiamo anche importa nel progetto. In questo modo, come vedete, ci importa direttamente la foto sul nostro progetto. Ora andiamo ad aprire il nostro Photoshop, dove appunto ci sarà il nostro fermo immagine, e quello che andiamo a fare adesso appunto è togliere questo bicchiere. Per farlo io di solito uso il timbro clone, quindi vado a selezionare un punto tipo qui e pian piano vado a togliere tutto il mio bicchiere cercando di seguire bene o male le venature della scrivania in questo caso, e con un po' di pazienza insomma andiamo a rimuovere completamente il nostro bicchiere. Bene, una volta che avete finito di rimuovere il bicchiere, io adesso l'ho fatto abbastanza velocemente giusto per farvi vedere, dopo magari voi lo sistemate nel modo migliore possibile, io adesso l'ho fatto un po' velocemente. Comunque, una volta finito andate su File, Salva, salvate con lo stesso nome e adesso se torniamo su Premiere, come vedete la foto che avevamo salvato prima ce l'ha modificata in automatico senza il bicchiere. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è prendere la foto, posizionarla al di sopra del nostro video, adesso in questo caso naturalmente rimane statico, selezioniamo la foto, andiamo a prendere la penna qui sotto in opacità per andare a fare una maschera e andiamo a selezionare praticamente solo la maschera, solo la parte dove c'è il bicchiere, più o meno questa parte qui, mi è rimasto un po' fuori, comunque uno nel caso va a modificare la maschera. Perfetto, in questo modo. Insomma, dobbiamo fare in modo che l'immagine ci ricopra il bicchiere. Se noi adesso andiamo a vedere, come vedete, il nostro video è scomparso il bicchiere. Ovviamente qui adesso c'è un cambio di luce, nel mio caso, che parte appunto da qui
un po' più indietro, parte da qui, quindi nel mio caso io vado in effetti, tipo prendo un effetto ombra e luce, lo vado ad applicare qui e vado a modificare, tiro via quello automatico e vado a modificare, insomma, la tonalità della luce in modo da annullare questo stacco che si è formato. Quindi qui lo porto a zero, attacco il marcatore, vado un po' avanti e pian piano vado a regolare in modo che mi segua appunto l'intensità di luce che si è andata a creare. Possiamo anche andare, nel caso, in espansione maschera a sfumarlo un po' di più, in modo che così vi risulti più sfumato, e come vedete, insomma, lavorandoci sopra un po', anche qui l'andiamo a sfumare un po'. Espansione maschera, andiamo ad allargarla leggermente, in modo, vedete che già così abbiamo ovviato un po' il nostro problema. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Naturalmente questo vale per gli oggetti che sono statici, ossia fermi. In questo caso il bicchiere è fermo, l'immagine è fissa. Questo vale per questi tipi di filmati. Nel caso invece nel video doveste togliere un'immagine in, appunto, in una scena in movimento, quindi anche l'oggetto che dovete togliere in movimento, l'operazione da fare è più o meno la stessa, cambia qualcosa, ma questo ve lo farò vedere in un prossimo tutorial. Per il momento vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, commentate per qualsiasi cosa, curiosità, insomma, per quello che volete. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!